Inizialmente io parto da seduto con i fogli, con le parole scritte davanti. Decido le parole parola per parola, anche le virgole, riscrivo tutto. Decido come respira, come parla. E solo allora mi alzo in piedi e muovo il corpo. È stato senza dubbio lui uno degli ospiti più attesi in terra castiglionese, Fabrizio Bentivoglio, attore protagonista del cinema italiano contemporaneo e vincitore del David di Donatello 2021 come miglior attore protagonista per l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. È la maniacalità dell'attore teatrale, nel senso l'attore teatrale ha la possibilità tutte le sere di crescere, vero? Tutte le sere di aggiungere qualcosa, di migliorarsi. Ad ospitare l'incontro intervista condotta dal giornalista Alessandro Boschi per l'ottava edizione del Castiglioni Film Festival, il Piazzale del Cassero. Abbiamo preparato molte cose facendo vedere anche questi scorci bellissimi. Ora, se faccio mente locale, queste 8 edizioni del Castiglioni Film Festival, tutti i personaggi che hanno gravitato su questo luogo, tra l'altro permettendo di vedere il cinema all'aperto in un luogo suggestivo in questa maniera, penso che è stato fatto un grande lavoro, anche perché, è bene dirlo, da noi non vengono a son di soldi, a son di cachet. E a noi vengono perché magari hanno un po' di curiosità per il progetto, un po' di magari curiosità per questa cittadina e soprattutto perché probabilmente si riesce a far cogliere il nostro interesse per il mondo della cultura e in particolare per il mondo del cinema, che d'estate, ormai lo possiamo dire, da 8 anni a questa parte è diventato un appuntamento fisso. Grazie davvero e tanti complimenti.